Ci sono eventi capaci di farci fare un salto indietro nel tempo e di farci rivivere le atmosfere del passato. Oggi andiamo insieme a Medievalis, che riporta Pontremoli al 1226. In occasione di questo evento i prodotti tipici diventano street food, un modo per far conoscere i sapori della Lunigiana. Sì, noi abbiamo ad esempio il testarolo, ma soprattutto il tartufo della Lunigiana che forse in tanti non lo sanno, ma la Lunigiana è passata circa un mese e mezzo fa come area di rispetto ed eccellenza per il tartufo bianco, come San Miniato, le crete senesi, e perciò riportare in auge dei prodotti come il prodotti antichi come il testarolo, o dei prodotti che tra virgolette nuovi, perché comunque non erano conosciuti in Lunigiana, o la Lunigiana non era conosciuta come area, diciamo così, tartufigena, è importante, ecco. La pelle si dice che sia un materiale eterno e ancora oggi è molto apprezzata. Medievalis è anche un'occasione per riportare un po' la gente al vero artigianato. Sì, sicuramente, ci sono dei buoni artigiani, ci sono qualcuno che lavora bene la pelle, metalli e altre cose, sì. Buoni artigiani a Medievalis sempre ci sono stati. Occasioni come queste sono anche dei momenti per riscoprire dei sapori un po' diversi. Trova che le persone stiano un po' cercando qualcosa di più particolare nei loro piatti? Sì, le persone sono molto curiose, in questo caso arrivano, chiedono, anche parlando di pepi, di mix, vogliono assaggiare, vogliono sentire nuovi odori, quindi sono soddisfatta. Qui davanti a noi abbiamo un esempio di artigianato puro. Ecco, trova che occasioni come queste siano un modo per far conoscere alle persone il lavoro che c'è dietro ogni oggetto? Beh, sicuramente, oltre a questa magnifica piazza dove c'è di tutto, ci sono anche degli artigiani dove fanno riscoprire quello che significa lavorare sul proprio pezzo. E qualcuno mi ha già fatto ordini per coltelli proprio dalla A alla Z, dal tipo di acciaio al tipo di manico. Ci troviamo in prossimità dell'accampamento, cosa state preparando? Bombette pugliesi. E arrosticini. E arrosticini fatti a mano da noi la mattina. E preparate prima una passata nella griglia e dopo vengono affumicate nell'affumicatore. Il sole tramonta e si accendono le torce nell'accampamento di Medievalis. Questa terza serata sarà la penultima, infatti domani ci si avvia alla conclusione. E per concludere al meglio ci saranno i fuochi d'artificio.